sera presso il Politecnico di Milano di Bovisa ci sarà l'assemblea pubblica sul tema della bonifica delle aree della Bovisa Gasometri, in cui sono invitati i cittadini, associazioni eccetera a partecipare. Ci sarà ARPA, Comune di Milano, ufficio bonifiche che ci illustreranno, ci faranno il punto della situazione attuale dell'iter relativo alle bonifiche. La seconda comunicazione è che lunedì prossimo ci sarà una semplice commissione al territorio, è arrivata una richiesta di permesso di costruire che tratteremo durante la prossima commissione. Queste erano commissioni ambiente. Vai. Solo a titolo informativo, venerdì 29 novembre è la giornata del andiamo a scuola in bicicletta e i comitati si stanno un po' mobilitando in tutta la città per fare una manifestazione, come dal titolo giustamente. Per quello che mi risulta, al momento si sta organizzando un gruppo anche per la scuola qui di via Guicciardi, con partenza dalla piazza d'Ergano alle 8 per raggiungere la scuola elementare di via Guicciardi. Comunico in modo che i consiglieri possono far circolare la voce eventualmente sui social, eventualmente trovano anche qualche prima comunicazione a proposito. Grazie. Per quanto riguarda invece l'organizzazione della serata, ricordo che noi cominciamo adesso alle 18, quindi siamo un po' in ritardo, ma giusti. Dobbiamo finire alle 19.30, successivamente c'è un'altra commissione. L'ordine dei lavori è di fatto unicamente destinato alla presentazione del documento del Seveso. La prima parte della serata la dedichiamo all'illustrazione da parte delle autorità intervenute della situazione attuale, direi mezz'ora, 40 minuti di questo tipo di illustrazione, poi ci sarà una fase di domande e delle repliche per individuare poi le problematiche emerse dall'esposizione. Darei subito la parola, allora chi se vuoi fare la presentazione? Allora, intervengono ingegner Gaetano La Montagna di AIPO e consulenti relativi al progetto, che sono Stefano Croci e Alessandro Paoletti. E poi è presente anche la dottoressa Antonella De Martino, biologa e non architetto, come è stato scritto nella convocazione, che fa parte del servizio tutela acqua e territorio del Comune di Milano. Facciamo cominciare con l'ingegnere La Montagna. Se le serve il proiettore. Buonasera a tutti, mi chiamo Gaetano La Montagna, come presidente, rappresento l'Agenzia Interregionale per il Po. Due parole sull'agenzia, prima così inquadriamo il soggetto che interpreta il ruolo di ente attuatore di questo intervento. L'Agenzia Interregionale per il Po è un ente strumentale delle quattro maggiori regioni che formano il bacino padano, quindi Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, e dal 2003 ha preso le funzioni dell'ex magistrato per il Po, che magari era un soggetto che aveva un po' più di notorietà. E la sede centrale è a Parma e Milano è uno degli uffici operativi, è uno delle, diciamo, delle 12 articolazioni sul territorio. Allora, prima di passare la parola ai miei consulenti che stanno conoscendo il progetto di quest'opera abbastanza importante, insomma, sul piccolo esame con milanese, una piccola introduzione. Allora, nel 1999 è stato siglato un accordo di programma, sostanzialmente una convenzione, diciamo così, tra il Comune di Milano, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e l'ex magistrato per il Po. Era una convenzione con la quale i quattro enti che vi ho elencato prima si impegnavano in un arco di tempo di 10 anni ad affrontare una serie di problematiche per la sicurezza idraulica della città di Milano. Questo accordo è scaduto sostanzialmente nel 2009 ed è stato ripreso con un nuovo accordo di programma, questa volta esteso a tutta l'area metropolitana milanese e anche in previsione dell'evento di Expo 2015.
Tra le opere prioritarie di questo accordo di programma, quindi anche in parte finanziate, c'è appunto questa vasta rilaminazione del fiume Seveso in comune di Senato. Per chi ha un po' in mente quello che è l'articolazione del reticolo idraulico milanese, sapete che nella zona nord confluisce il torrente Seveso, che in parte viene scolmato da un reticolo artificiale, sostanzialmente il canale scolmatore di Nord-Ovest. Su queste opere sono in atto una serie di finanziamenti regionali, in parte derivati anche da accordi di programma con il Ministero dell'Ambiente, con i quali si intende adeguare questo reticolo artificiale alle nuove esigenze di sicurezza idraulica della città. In particolare quest'opera, per la quale è stato stanziato un finanziamento iniziale di 10 milioni di euro da parte della Regione Lombardia, al momento noi come AIPO, come entratore, abbiamo analizzato tutta una serie di alternative per giungere alla definizione di un progetto preliminare. Questo progetto preliminare, che è stato già vagliato dalla Regione, sarà oggetto di una conferenza dei servizi preliminari, cioè non una conferenza di servizi vera e propria per esprimere un parere, ma un primo momento da poter condividere con tutti i soggetti istituzionali deputati a rilasciare un parere. Questa conferenza di servizi si svolgerà il 9 di dicembre presso il Palazzo Sistema in via Tramelli. Beh, ora lascerei la parola al professor Paoletti, che è il progettista dell'opera, così vi illustra tutto quello che è l'attuale stato della progettazione. Buonasera a tutti, sono Alessandro Paoletti e sono qui come consulente di AIPO e come progettista indicato assieme all'ingegner Croci, che fa parte della nostra stessa struttura e società di ingegneri. Il tema di questa progettazione riguarda appunto la vasca di Senato, che è una vasca che è destinata a ricevere acque di schiodo del canale scolmatore, che a sua volta riceve acque di schiodo del Seveso. Quindi è una vasca destinata a ricevere acque due volte schiorate, come posso dire. Però forse prima di entrare nel merito della vasca di Senato occorre dire qualche parola di inquadramento generale del bacino complessivo Lambro, Seveso o Luna. E partendo da questa diapositiva, che rappresenta lo schema elaborato dall'autorità di bacino del Po in uno studio di fattibilità del controllo delle piene del bacino effettuato nel 2004. E allora, studiando tutte le criticità di tutti i corsi d'acqua del territorio Lambroseve e Sorbona, e conoscendo la gravità delle insufficienze idrauliche di tutto il reticolo, l'autorità decise alcuni criteri di sistemazione idraulica di questi corsi d'acqua. Li vedete schematicamente in quella diapositiva, quindi vedete la successione dei torrenti, fiumi, e a partire dal Seveso fino a Rorona, quindi di tutto il territorio compreso tra Alta e Ticino. Il criterio base elaborato dall'autorità di bacino è stato quello che, data la diffusione delle insufficienze in tutto il territorio, non si poteva trovare una soluzione attraverso scolmatori, cioè attraverso spostamenti delle piene da un corso d'acqua all'altro. Spostare le piene da parte delle piene da un corso d'acqua all'altro significava aggravare comunque qualche criticità di qualche altro corso d'acqua. Quindi spostare i problemi da monte a valle, o da un territorio all'altro, o da un sottobacino all'altro, non era il criterio adottabile per conseguire il risultato generale.
E questo con riferimento a, delle, a molte ipotesi che erano fin dal passato intervenute su questo territorio. Questo territorio è stato oggetto di studi prestigiosi a partire dall'inizio del secolo scorso. Ci fu un comitato di studio, per esempio, della provincia di Milano negli anni 30 del secolo scorso, che prevedeva tutta una serie di sfiori, di scolmi, di portate di piena da un corso d'acqua all'altro per cercare di proteggere poi il territorio più, più pianeggiante, che è quello più soggetto ovviamente alle criticità. Ecco, quando poi l'autorità di bacino ha ripreso in mano tutti questi studi per poter individuare la soluzione finale e ha concepito questo, elaborato questo studio di fattibilità, che non si basa quindi sullo spostamento di parte delle piene da un corso d'acqua all'altro, ma si basa sulla laminazione delle piene, essenzialmente. Quindi si basa sul fatto che ogni sottobacino deve governare le piene al suo interno, cercando di limitare i valori che vanno verso valori. Quindi una protezione, come dire, che guarda a monte dei problemi piuttosto che spostarli verso valori. Questo, ripeto, come politica generale che poi la stessa autorità di bacino ha adottato anche in altre parti del bacino del Po, cioè tutte le parti più critiche del bacino del Po. E d'altra parte è lo stesso criterio che la Regione Lombardia aveva da tempo adottato all'interno delle aree urbane, quando impose dei vincoli che poi di fatto sono stati poco rispettati, sul contenimento delle piene conferite dai centri urbani attraverso le reti fognarie nei corsi d'acqua. Quindi anche lì fu adottato lo stesso criterio: ogni centro urbano deve riuscire a contenere le piene che si formano all'interno del tessuto cittadino a monte dello scarico nel corso d'acqua, per non aggravare il corso d'acqua che è già soggetto a gravi insufficienze. Quindi interventi di laminazione non solo sui corsi d'acqua, questi programmati dall'autorità di bacino, ma anche all'interno dei centri urbani, in base ai regolamenti e al piano di tutela della Regione Lombardia. Quindi il concetto generale di laminazione delle piene. Ecco, questo schema dell'autorità di bacino indica quindi questi, i corsi d'acqua che fanno parte del territorio, e con quei pallini rossi indicano le aree di laminazione previste lungo gli stessi corsi d'acqua. Quindi, come vedete, c'è un notevole numero di aree di laminazione previste. Quali sono? Non le vediamo. Ecco, adesso forse tu e Stefano potresti indicare quanto riguarda il senso, scusa. Allora, sono tutti i pallini rossi. Allora, quelli del Seveso, questo è il Seveso, questa è l'asta, diciamo, del Seveso, qua è il nord di Palazzolo, dove poi si riparte il canale scolmatore in nord-ovest, e questo è il tratto del Seveso più urbano fino a entrare nella città di Milano. Lungo il Seveso, nello studio del 2004, erano previste due vasche di laminazione, una presso Meda, e una presso Novate Milanese verso la Cava Eges, a monte del canale scolmatore, e una lungo il canale scolmatore di nord-ovest, appena a Valle della Preda, cioè tra Seveso e Garbogia, in comune di Senano. Questo è il pallino corrispondente alla vasca di laminazione di Senano. Come sul Seveso, poi vedete anche su tutti gli altri corsi d'acqua, sono previste opere di laminazione. Questo è il Garbogia, del Pudile, del Nerone e così via. C'è ogni corso d'acqua aveva almeno una o più vasche di laminazione al fine di contenere all'interno le portate di piena superiore alla capacità di deflusso di ogni singolo corso d'acqua. Scusate l'inciso, se vedete il torrente Guisa, che è quello ancora più a ovest rispetto al Nerone, e il torrente Guisa è il torrente che attraversa l'area Expo, quindi vedete le aree di laminazione previste a nord dell'area Expo per la protezione, allora previste dall'autorità del bacino, non sapendo che
ci sarebbe stato il problema di Expo per la protezione delle aree più a valle. Ora poi questo studio della bacina è stato rivisto, ricalcolato in funzione sia della dinamica urbanistica del territorio, perché dal 2004, lo studio del 2004 si riferisce ad un accertamento della consistenza urbana degli anni 2000-2002, da allora ad oggi le cose sono già cambiate, l'urbanizzazione ha continuato a espandersi e molte aree di quelle previste dall'autorità di bacino come suscettibili di contenere aree di laminazione oggi non sono più disponibili perché sono già state insediate con installazioni di vario tipo, industriale, commerciale, eccetera. Ecco, quindi ritornando al nodo di Palazzolo, ecco, che è decisivo per i discorsi che dobbiamo fare, e quindi il Seveso e la diramazione del Seveso verso il canale sformatore, che vedete è quel canale che taglia orizzontalmente la diapositiva. Ecco, il canale sformatore che è un'opera importante, no? Che è costruita per difendere il territorio di valle, è però un'opera limitata di possibilità di deviazione delle piene abbastanza limitata. Il canale sformatore nasce dal Seveso con una capacità di portata che fino a pochi anni fa era di 30 metri cubi secondo, poi è stato raddoppiato fino proprio a Senago con una possibilità di smaltimento di portata di 60 metri cubi secondo. Ma subito a valle di Senago rimane la capacità preesistente che è di 30 circa, no? Adesso sto dicendo dei numeri arrotondati per chiarezza, per semplicità. Quindi il canale sformatore può derivare da Palazzolo una portata oggi fino a 60 metri cubi secondo e questa portata poi si riduce a 30 a valle di Senago, in corrispondenza di Senago. Perché questo? Perché il raddoppio del canale sformatore è stato realizzato solamente per il tratto tra Palazzolo e Senago? Proprio perché nello studio dell'autorità di bacino a Senago poteva esistere una vasca di laminazione capace di ridurre la portata di massima derivata da 60 a 30 e quindi quella vasca è indicata da quel pallino rosso che dicevamo. Il canale sformatore quindi inizia a Palazzolo oggi con una capacità di portata di 60 e si riduce a 30 a Valle di Senago, poi riceve gli afflussi, gli scolmi di piena di tutti gli altri torrenti e quindi via via incrementa la sua portata procedendo verso valle. Quindi deriva le piene del Garbogera, del Pudica, del Nirone, del Guisa, dell'Una, fino ad arrivare a raccogliere anche le piene gli scolmi di piena dell'Olona in corrispondenza del nodo di Vignolo, dove poi avviene la diramazione di queste piene, in parte vanno verso il Ticino lungo la prosecuzione del canale sformatore e parte invece entrano nel deviatore Olona, aggirano Milano da ovest fino a essere riconsegnate nell'ambro meridionale a valle di Concafallata, a valle dell'incrocio con Viglio Pavese a Concafallata. Ora tutto questo sistema idraulico che si è venuta a sviluppare nei decenni, ha dei limiti, come dicevamo all'inizio, ha dei limiti importanti in relazione all'entità delle portate che devono essere scaricate da tutte le aree urbane che sono attraversate e interessate da questo problema. Ed è proprio per tener conto di tutti questi limiti che la decisione dell'autorità di bacino è stata quella di collocare quelle aree di laminazione che vedete nello schema in maniera da ridurre le portate di massima piena che nascono, che si formano nei vari sottobacini, fino ai valori compatibili con quel reticolo che abbiamo visto. E fino naturalmente a rendere compatibili le portate che entrano in Milano e percorrono la rete sotterranea di Milano. Quindi, ad esempio, ritornando sul Seveso,
la compatibilità che si è andata ricercando in sede di autorità del bacino è stata quella di ridurre le portate del Seveso entranti a Milano a un valore di circa 40 metri cubi secondo, essendo questo 40 il valore ammissibile all'interno delle canalizzazioni di Milano. Allora, tornando ancora un attimo, scusa, allo schema, per raggiungere questo obiettivo di ridurre le portate del Seveso a Milano a 40 metri cubi secondo, è risultato necessario prevedere nella presa del canale sformatore a Palazzolo una riduzione delle portate di piena fino a zero. Perché zero? Quindi se vedete qui c'è uno zero, cioè la portata di massima piena deve essere ricondotta a zero, cioè tutte le piene in arrivo dal bacino di Monte devono poter essere deviate, devono intanto essere ridotte lungo il bacino di Monte e poi quando arrivano a Palazzolo devono integralmente essere deviate nel canale sformatore, che a sua volta deve avere la possibilità di, come dire, controllare, no? Di gestire queste piene. La riduzione a zero deriva dal fatto che in occasione di eventi meteorici di riferimento, cioè quelli che l'Italia ha assunto come riferimento progettuale, che sono eventi meteorologici di 100 anni di tempo di ritorno, in corrispondenza di questi eventi tutto il bacino urbano fortemente urbanizzato a valle della presa di Palazzolo è un bacino che forma portate di per sé, da solo questo bacino forma portate dell'ordine appunto di quei 40 metri cubi secondo. Quindi il taglio del bacino a Palazzolo deve essere un taglio appunto che tale da azzerare le portate. Questa è l'impostazione seguita dall'autorità di bacino. Poi, come diceva Genova Montagna, si sono sviluppati ulteriori studi, ulteriori ipotesi fino ad arrivare alla progettazione preliminare della vasca di Senato. Negli studi fatti da AIPO nel 2011, quindi ormai in epoca recentissima, si sono elaborate varie ipotesi di collocazione delle aree di laminazione nel Seveso e fino a Palazzolo. L'AIPO si è occupata di tutto il bacino del Seveso fino a Palazzolo, mentre Metropolitana Milanese si è occupata della collocazione delle aree di laminazione necessarie nel territorio a valle di Palazzolo, cioè tra Palazzolo e Milano. Allora, molto in sintesi, scusa se puoi farvi vedere, ecco, queste sono la collocazione, non so se si riesce a vedere, di tutte le ipotesi di laminazione, non ipotesi, collocazione delle vasche di laminazione individuate nel territorio del bacino del Seveso, a partire dal territorio più montano, no? Più settentrionale, fino a Palazzolo. E a parte tutta una serie di aree di laminazione di entità minore ma pur sempre fondamentali per consentire l'espansione delle piene e quindi anche la loro riduzione delle piene verso valle, si sono individuate sostanzialmente quattro aree di laminazione, come dire, ritenute strategiche nel territorio che è interposto tra Lentate e Palazzolo. E queste quattro aree di laminazione che vedete nella parte destra della figura sono aree che devono avere una capacità di invaso di circa 1 milione di metri cubi ciascuna e quindi complessivamente di circa 4 milioni di metri cubi. Tutto questo a seguito di modellazioni idrauliche, potete immaginare, che hanno indagato l'intero territorio del bacino, tutte le aste fluviali del bacino, tutti i corsi d'acqua, affluenti, subaffluenti, eccetera, e tutte le aree urbanizzate allo stato di urbanizzazione attuale, ma anche con lo stato di urbanizzazione previsto per il futuro. Naturalmente potete pensare che l'onda di piena di riferimento che giunge a Palazzolo è la somma di una serie di componenti di piene, ciascuna delle quali nasce o da aree urbanizzate o da aree ancora non urbanizzate. Ecco,
quindi dal territorio cosiddetto naturale, oppure dal territorio urbanizzato. Ecco, per quanto riguarda il territorio a valle del... Scusa? Sì, grazie, se c'è un vicino d'acqua. Del Seveso? Non del Seveso. Poi ne parliamo della qualità dell'acqua del Seveso. Come parlare a valle della presa di Palazzolo e le aree di laminazione individuale della metropolitana milanese sono quelle indicate in questa... Quindi esistono anche aree a valle di Palazzolo e in particolare all'interno del territorio del comune di Milano. E diciamo, in questi studi sono state effettuate anche delle stime dei costi di intervento e anche dei costi di gestione per consentire poi di mantenere queste aree pulite e per gestire anche lo svuotamento di queste basi. Ecco, data la ridotta tutte le superfici di esposizione e dati gli ingenti volumi, quelle quattro vasche di laminazione che abbiamo visto prima lungo il Seveso sono necessariamente da realizzare in scalo. Essendo ciascuno circa di 1 milione di metri cubi, parte della laminazione deve essere effettuata, il volume ricavato attraverso lo scavo del piano campagna, per una decina di metri circa. Quindi il costo di gestione è stato calcolato anche in costo per lo svuotamento attraverso stazioni di sollevamento, attraverso pompe, per rimettere l'acqua all'interno del Seveso. Vedete l'importo delle opere, rispetto alle quattro laminazioni, serve un costo di opere intorno ai 50 milioni, come investimento sarebbe 85, considerando anche i costi di esproprio per l'acquisizione delle aree. E come stima dei costi di gestione, tenendo conto delle varie voci indicate, delle vasche, personale, manutenzione energetica, sarebbe circa 400-450 mila euro annuo per la gestione di queste opere. Sì, sì. Fra le varie opere di laminazione che abbiamo visto in precedenza, perché è stata data priorità al finanziamento e quindi alla progettazione della vasca di laminazione di Senago? Innanzitutto, la vasca di laminazione di Senago si trova nel punto in cui la capacità del canale sformatore passa dai 60, ottenuti con il raddoppio recentemente realizzato, ai 30 metri cubi al secondo preesistenti. Vabbè, però questo è la Voltaire, il canale è stato artificiale, per cui dire che la vasca è fatta perché il canale passa da 60 a 30 è un po' pretestuoso. Si è deciso di non proseguire il raddoppio del canale scolmatore oltre il Senago e quindi la necessità di realizzare un'opera di laminazione, perché il raddoppio del canale scolmatore che si era pensato molti anni fa risulta allo stato attuale sia dell'urbanizzazione ma anche dell'elettricità non più perseguibile, perché raddoppiare il canale scolmatore consentendo di arrivare dal Seveso 60 metri cubi vuol dire adeguare il canale scolmatore tutto fino al divieto Rolona, adeguare tutto al divieto Rolona, adeguare Conca Fallata, adeguare l'ambro meridionale. Praticamente si tratta di un adeguamento di opere che fanno la circonvallazione di Milano. E che appunto come filosofia si racconta all'inizio degli interposti alla pianificazione degli interventi, si è deciso di abbandonare come linea di assetto di progetto, passando alla laminazione, cioè al controllo delle piene all'interno di vari bacini. Scusi, no, vorrei sottolineare l'importanza dell'argomento sollevato. Effettivamente, se ci fosse una possibilità di sformare una portata di piena di entità maggiore, si attenuerebbe il problema verso Milano, su questo non c'è un gratitudine. Però proprio questa possibilità si è visto che non è percorribile. Non è percorribile per tutti questi problemi che sono stati adesso detti. Quindi la portata limitata a 30
è, come dire, una necessità sia per non portare di più in Ticino, perché il Ticino non accetta di avere portate di piena di maggiore entità, oltretutto sapendo che c'è il problema qualitativo che conosciamo, sia di non portare queste maggiori portate verso l'angolo meridionale, perché significherebbe aggravare la funzionalità idraulica non solo del canale sformatore ma anche degli Adoro Roma e quindi anche dell'angolo meridionale. Nodo di Bocca Fallata, insomma, opere abbastanza rilevanti. Tenete conto che Teviatoro Roma tra Vidignolo e Conca Fallata ha dei limiti di capacità di portata, ma non tanto di capacità di portata, ho detto male, ma dei limiti di livello idraulico all'interno del canale deviatore, perché altrimenti un maggior livello idraulico rigurgiterebbe gli scaricatori di piena di Milano, che quindi avrebbero delle penalizzazioni nel funzionamento della rete fognaria di Milano. Quindi è stato individuato il valore limite delle portate che il canale sformatore, il deviatore Olone può convogliare in funzione di tutta la visione idraulica generale del territorio. E proprio in base a tutti questi vincoli è stata definita quell'impostazione preliminare dell'autorità di bacino, quell'impostazione fondamentale dell'autorità di bacino che prevede la laminazione delle piene, non lo sfondo delle portate. Ricordo anche un altro fatto, che a un certo punto si prese in considerazione il canale sformatore nord-est, cioè che da Vitignolo doveva spostare parte delle piene verso il l'angolo. Da Palazzolo doveva spostare le piene verso l'angolo, costruendo una galleria sotterranea lungo tutta la periferia nord orientale di Milano fino all'angolo, però è una galleria idraulica che poteva all'epoca, attraverso alcune ipotesi di studio, servire anche come galleria drenante della falda, perché era l'epoca che la falda si stava rialzando molto. Però quindi creando poi un conflitto idraulico tra l'acqua contenuta nella galleria come raccolta dell'acqua di falda e la capacità idraulica che doveva comunque rimanere per deviare le piene del Serio. Poi tutta questa ipotesi progettuale fu scartata per lo stesso motivo: non si potevano spostare le piene dal Serio all'Ambro per problemi dell'Ambro, perché si sarebbe aggravato ulteriormente la capacità di smaltimento delle piene dell'acqua. Quindi ripeto, in base a tutte queste analisi si vide che emerse la necessità che poi si ricetti sempre di più in tutte le aree urbanizzate del mondo di dover limitare le portate di piena all'interno dei bacini in cui si formano, piuttosto che spostarle verso valle o spostarle verso altri bacini. E su questo stesso concetto si sta impostando in regione la nuova normativa della cosiddetta invarianza idraulica, che prevede che quindi all'interno di ogni territorio urbanizzato non si formino nuove portate, anzi si cerchi di contenere le portate che oggi si formano, e piuttosto che spostarle verso valle. Cioè il principio della cavallizzazione delle portate è un principio oggi abbandonato, perché si è rivelato sempre più dannoso nell'equilibrio idraulico del territorio. Anche a livello di bacino grande, per esempio il bacino del Po, il concetto è quello di non accogliere tutte le portate che si formano nel bacino, ma di controllare le portate che via via si formano ma all'interno dei singoli bacini, altrimenti non si riesce a trovare la compatibilità generale. Altri criteri, appunto, con la spinazione di Serraglio si riesce a ridurre parte delle portate che dal Serio non possono andare nel Ticino, in quanto le acque laminate all'interno della vasca di Senago vengono reimmesse nei canali sul motore, ma a valle dell'evento meteorico, per cui poi c'è la possibilità di queste acque laminate di farli scolmare nel deviatore Olone, quindi nella valle meridionale, e ritornare qui nel bacino dell'Arno, evitando quindi di finire in Ticino.
essendo poi l'opera un posto più a valle di tutte quelle che riesce a far fronte al maggior numero di eventi meteorici, ed infine per come è stata localizzata la vasca in funzione di diverse analisi alternative, l'opera è in grado di far fronte anche alla minazione del pieno di torrenti Pudica e Gargogia, in quanto l'area proprio intraposta fra il canale scolmatore, che passa in mezzo, diciamo, alle due porzioni della vasca, il torrente Gargogia che lambisce la parte più meridionale, il torrente Pudica che lambisce a ovest la parte più grande, quella nord del canale scolmatore. Ricorda che queste due aree dove è stato poi fatto il progetto preliminare di questa vasca di laminazione sono le stesse aree che l'autorità di bacino, in cui l'autorità di bacino aveva previsto di ubicare due delle aree di laminazione del Pudica e del Gargogia. Per cui in pratica con un'unica opera si potrebbe far fronte alle piene di tre corsi d'acqua distinti. Ecco, nello studio delle alternative, qui sono rappresentate le prime tre alternative che sono state considerate all'interno dello studio del 2011. C'era l'area di cava, inizialmente come prima scelta, un'alternativa 2 che posizionava entrambe le aree a sud del canale scolmatore e l'alternativa 3 che poi è quella che è stato oggetto del progetto preliminare. Durante la fase di presentazione e di discussione dello studio erano state poi richieste anche da alcuni in Senato la valutazione di ulteriori alternative qui indicate e rappresentate nella diapositiva. Pertanto lo studio ha proposto tutta una serie di soluzioni alternative, in totale il numero di 11 alternative, di cui di ciascuna sono state valutate attraverso diversi componenti di valutazione i pro e i contro delle varie soluzioni alternative, giungendo poi in accordo con la Regione Lombardia e AIPO all'individuazione dell'alternativa 3, che è quella qua rappresentata, che poi era stata studiata anche in sottoalternative, la 3, la 3bis, la 3ter, che cambiava a seconda di come i tre settori della vasca venivano riempiti preliminarmente. La vasca è composta da tre settori che a seconda dell'entità della piena vengono occupati o tutti o parzialmente. Cioè, se un evento di piena non è molto gravoso possono essere occupati solo ad esempio i primi due settori e non tutti e tre. La soluzione 3-ter è quella che consentiva di dedicare il terzo settore, cioè quello che si invasa più raramente, in vicinanza alla zona del gruppo ubicata alla piscina. Qui ci sono alcune caratteristiche, diciamo, dimensionali dell'opera, se poi se interessano ci possiamo ritornare su. Prevedo un attimo far vedere gli effetti nei confronti delle piene che possono interessare i comuni di Milano e quartieri di qua. Che strano, mai visto. Questi sono dati che voi conoscete benissimo, meglio di noi. Che strano. Nel senso che sono verificate 95 esondazioni da 76 a oggi, e molto concentrate negli ultimi anni. Dal 2010 a oggi si sono verificate 12 fenomeni di esondazione. Ma quella con in più di. Durante lo studio abbiamo analizzato il comportamento degli eventi che si sono verificati dal 2010 al 2012 per vedere l'effetto che avrebbe avuto la vasca di laminazione di Senago. Premetto questo valutando solo la presenza della vasca di laminazione di Senago, cioè considerando che tutto il bacino monte dove erano previste le altre tre opere di laminazione, come se queste opere non ci fossero. Cioè, allo stato attuale si realizza solo la vasca di laminazione di Senago. Ecco, emerge che tutti gli eventi analizzati, tre non si sarebbero verificati, le esondazioni in comune di Milano. Di altri due c'è un po' di incertezza, nel senso non c'è questa certezza che fossero verificati, comunque anche se fossero verificati di entità sicuramente inferiore. Mentre gli altri 5 eventi sarebbero comunque verificati perché il volume dell'onda di piena superiore alla capacità del torrente Seveso
il talo tombinato di Milano era superiore alla capacità di laminazione della vasca di laminazione in Senato. Ovvio, il fatto che si verifichi comunque l'esondazione, però da tenere in conto che il volume laminato all'interno della vasca di laminazione in Senato, cioè 1 milione di metri cubi, sarebbe confluito della vasca e non del quartiere di guardia. Cioè, verificarsi comunque dell'esondazione a tenere in conto una riduzione di volume esondato. È stata fatta una simulazione anche considerando una parziale realizzazione della vasca di laminazione in Senato, che ovviamente gli effetti sono minori, ma si è valutato anche che realizzando due vasche di laminazione, cioè un'altra oltre a Senato, praticamente solo ad eccezione dell'evento del 1 novembre 2010, tutti gli altri non si sarebbe verificata esondazione. Per ultimo, diciamo, abbiamo analizzato l'evento che si è verificato il mese scorso e l'analisi ha portato a dimostrare che il volume che avrebbe potuto sottrarre la vasca di laminazione di Senato, che è compreso, diciamo, fra il taglio a 30 metri cubi al secondo, quello che può essere fatto oggi col canale sfumatore in assenza della vasca, passando un taglio di 60 metri cubi al secondo, con la possibilità di avviare il volume in vasca, l'esondazione in Milano non si sarebbe verificata, in quanto il volume derivato è pari a 300.000 metri cubi, qui sarebbe potuto entrare totalmente nella vasca. E addirittura dei tre settori che ho fatto vedere, seppur velocemente prima, solo i primi due si sarebbero invasati. Cioè il terzo settore, quello sud del canale sfumatore, sarebbe rimasto vuoto. Quindi qua le analisi legate ai tempi di ritorno, però sono cose che dimostrano che alla fine, per avere tutto, per far fronte all'evento centenario non basta se Napoli, ovviamente servono tutte e quattro le vasche progettate. Quindi alcuni dati su, sempre sull'analisi di tutti gli eventi, dal 2010 al 2012, ad esempio, ha rappresentato il tempo di permanenza dell'acqua all'interno della vasca. Nei tre anni c'è una media di 15 giorni all'anno di acqua all'interno della vasca. Discorso della qualità dell'acqua. Allora, attualmente le analisi qualitative della qualità delle acque del Senato sono condotte da ARPA, il quale fa effetto dei monitoraggi generalmente in tempo secco, in tempo asciutto, e in quella tabellina sono mostrati i livelli di qualità dell'acqua, cioè quindi in preste, diciamo, della zona più meridionale, cioè zona di Bresso o frammentate del Senato e Bresso, e di qualità cattiva, pessima, come tutti sappiamo. E che innanzitutto sia da affermare che queste analisi, come dicevo prima, sono fatte in tempo asciutto. Generalmente quando piove, quando c'è una piena, è più complicato fare delle campagne di monitoraggio. Per questo, per poter meglio comprendere quali sono le qualità dell'acqua del Seveso durante gli eventi meteorici, considerando anche il fatto che l'acqua del Seveso che verrà ad occupare la vasca di laminazione in Senato non è una portata in tempo secco e neanche una portata associata a un tempo piovoso ordinario, in quanto fino a portate di 30-35 metri cubi al secondo l'acqua continuerà a defluire all'interno del canale sfondatore. Quindi se capire qual è la qualità delle acque in condizioni di eventi di piena di una certa rilevanza. Per questo stiamo attuando una campagna di monitoraggio in tempo in continuo, con degli strumenti in grado di monitorare le qualità anche durante gli eventi di piena. Al momento, diciamo, non abbiamo ancora risultati, abbiamo installato la sonda all'interno del Seveso Monte di Palazzolo praticamente da pochi giorni. Adesso qui è rappresentata la sonda installata in tempo asciutto nella diapositiva di sinistra, mentre le diapositive di destra già è l'evento del 15 di novembre, di cui potremo andare a raccogliere i dati e fare dei risultati. Questa campagna avrà una durata di 6 mesi e ha lo scopo principalmente di cercare, di sperare che entro in questi 6 mesi si verifichino eventi di piena, ovvio che non diano esitazione a Milano, ci auguriamo tutti,
eventi di piena significativi che ci consentono di capire come varia la qualità delle acque del Seveso durante gli eventi di piena. Nel progetto preliminare sono stati effettuati anche gli studi di valorizzazione paesaggistica effettuati dalla società LEND, nell'ottica di poter pensare, di progettare e di realizzare quest'opera di laminazione, cercando di creare anche un inserimento ambientale, paesaggistico, che possa inserire meglio l'opera all'interno del contesto ambientale. Sono previsti a bordo, diciamo, delle opere di laminazione di percorsi ciclopedonali all'interno di zone che ovviamente non verranno interessate dal livello di invaso della vasca, un osservatorio idrologico, una piazzetta dove poter fare anche giochi d'acqua, una specie di parco, e all'interno anche delle vasche creare chiamate di oasi di biodiversità, dove creare degli ambienti più idonei, ad esempio si diceva un esempio anfibie, in un settore della vasca di laminazione, quella a bordo del torrente Pudiga, è prevista anche un'area di fitoepurazione per il trattamento delle acque in tempo secco del torrente Pudiga. Vado a creare anche un'area umida, in cui creare una biodiversità, tutta una zona che è prossima al parco delle Groane. In sponda destra, ovest del torrente Pudiga, comincia tutto il parco delle Groane. Qui cercare di trovare un legame anche con il parco cospicente. Adesso passiamo magari a una serie di domande e osservazioni da parte del consiglio del pubblico. C'è qualcuno che si è iscritto? Do prima la voce al cittadino. Antonio, va bene? Sì, sì. Chi si è iscritto? Prego. Prego cittadini di scendere il microfono e di presentarsi. Grazie. Vi posso riprendere? Allora, mi chiamo Emilio Brusa, faccio parte del comitato Stop e Sonda Seveso in Milano. Dunque, volevo precisare 5 punti di problema che ritengo abbastanza pesanti per quanto riguarda le esondazioni del Seveso. Allora, per prima cosa volevo dire che per quanto riguarda la vasca di emanazione di Senago, credo che sia stata, come mi diranno se è sbagliato o no, che è stata progettata per scontare da 30-60 metri al secondo, che è stata fatta fino al Senato. Ma poi il blocco di questo di proseguimento l'ho ricavato dalla rivista trimestrale I Quaderni del Ticino del gennaio 2000, dove il presidente del Consorzio Parco del Ticino diceva che bisognava bloccare la doppia del canale scolmatore nord-ovest da 30-60 metri cubi al secondo a causa delle acque del Seveso per mancata depurazione e senza alimentare grigliatura meccanica per fermare i rottami ingombranti. Il Ticino si trova in condizioni tali da poter tranquillamente incrementare la portata senza problemi, ma non di ricevere acque non depurate, in quanto è un sito di interesse comunitario. Per cui se fosse stata fatta comunque prima pratico di Ferrari, ma detto ci sono grossi problemi dalle reti fognarie di tutti i comuni del bacino di Seveso, per cui capisco che non ci sono cose risolvibili con molta facilità. Comunque se si potesse
far depurare le acque tranquillamente, il bacino del Ticino potrebbe il fiume Ticino potrebbe tranquillamente ricevere 60 metri cubi al secondo, così era scritto. Adesso dico i 5 problemi principali che mi risulta abbastanza importanti per il Seveso. Allora, il primo problema è che risultano i 3 fiumi più inquinati d'Europa sono in Italia, il fiume Sarno, il Langolo e il Seveso. E questi due, tra l'altro Langolo e il Seveso, sono proprio qui nel bacino Langolo-Seveso sopra Milano. È stato biologico dell'ARPA, è stato pessimo, qui in arrivo Milano. Tra l'altro c'è scritto che è stata avviata una procedura di infrazione comunitaria, multa di milioni di euro per ogni anno sino a completa depurazione, per cui se i comuni poi con la situazione che c'è in tutta Italia, in tutti i comuni, vedo che la soluzione al problema non è facile. Secondo problema, portata del Seveso a sommerso in Milano risulta 140 metri cubi al secondo, studio Alpo e Epatec del 2011. Inizio combinatura a imbuto, così dice lo studio Alpo e Epatec 2011, con formazione imbuto dell'inizio combinatura a Viornato, la parte più stretta dell'imbuto è il famoso tappo di Piazza Listria, che ora è a 30 metri cubi al secondo, lo studio Alpo e Epatec del 2011, che comunque può essere portato a 40 metri cubi, però per portarlo a 40 metri cubi al secondo bisogna ripulire il tappo di Piazza Istria, che si è formato il tappo perché diciamo, passando sotto insieme sulla strada di Piazza Istria, il livello dell'acqua in entrata si trova a livello in uscita e non c'è problema, però i depositi sassi di aria e sabbia si depositano sul fondo e restringono. Nel studio del professor Zampaglione negli anni 50 era di 80 metri cubi al secondo, da po' di Piazza Istria. Nell'anno 1982 50 metri cubi al secondo, nell'anno 1988 ridotto a 45 metri cubi al secondo e attualmente 30 metri cubi al secondo, però dice lo studio, allargabile 40 metri cubi al secondo. Però già il professor Zampaglione negli anni 80 diceva che se si ripulisse il tappo da 30 a 40 metri cubi, allora era 50-45 metri cubi al secondo, però per aumentare si correva il rischio che si riportava, si ripuliva tutto, riportava ancora 80 metri cubi al secondo con problemi successivi del Seveso nell'area già in fondo alla via Micro Gioia, ponte delle Rovelle, quanto. Per cui capisco che non si risolve certo il problema spostare l'esondazione da una zona periferica alla zona centrale, questo non c'è discussione. Altra cosa che ho letto dello studio AIPO del 2011 è che il bacino del Seveso può generare portate di 300 metri cubi al secondo. E, pertanto 300 metri cubi al secondo serve 1 milione di metri cubi in un'ora. Il tappo di Piazza Istria passa 30 metri cubi al secondo, 1 milione di metri cubi in piega 10 ore. E questi sono dati, se per caso sbagliano i conti, ditemelo, perché io non sono di ingegneria idraulica. Io su 40 anni di lavoro ho passato 35 anni fra l'operazione di Venali in contesto, per cui tutta altra cosa. Terzo problema, invarianza idraulica. La regione Lombardia dice 40 litri al secondo per le vecchie urbanizzazioni, 20 litri al secondo per ettaro impermeabile, per le nuove urbanizzazioni credo dopo il 2006, non so bene la data. Però ho letto uno studio della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Brescia del dicembre 2011 che attualmente nel bacino del Seveso entrano 89 litri al secondo per ettaro impermeabile. Il Seveso ha già tutti i problemi che sappiamo, in più c'è questo. Mi sembra di aver capito, non so se mi potranno confermare, che il nuovo regolamento di invarianza idraulica per la regione Lombardia, per le aree C, ossia di grosso livello di alta pericolosità idraulica, dovrebbe portare il limite a 5 litri al secondo per essere impermeabile. Se ho capito bene. Quarto problema per il Seveso, e qui mi sembra che è abbastanza pesante. Cambiamenti climatici in tutto il pianeta, lo studio del Politecnico di Torino del 2010 dice che il rischio alluvione è triplicato e è in continuo peggioramento.
adesso magari è quadruplicato, se non lo so. Comunque, la direttiva comunitaria del 2007, numero 60, ha imposto a tutti gli Stati membri di pubblicare le mappe di pericolosità di alluvione con tempi di ritorno 20 anni, 200 anni e 500 anni. Io ho preso contatto con l'autorità del bacino del Po di Parma, l'ingegner Cinzia Merli, ma i lavori che ho inviato per tenere in considerazione per fare la mappa di pericolosità per Milano, per capire se per caso, non so, al tempo di ritorno 500 anni, le esondazioni poi vanno per Zuomo. Comunque, 100 mm, cioè le bombe d'acqua, vabbè, è pesantissimo. Se arriva una bomba d'acqua di 400 mm di pioggia su 227 km quadrati del bacino del Seveso, sono 90 milioni di metri cubi di acqua. Se ho sbagliato i conti, ditemelo. Andiamo al minimo. 100 mm di pioggia in 10 ore, non è una bomba d'acqua, insomma, è qualcosa di... Sono 22 milioni che arrivano sul bacino del Seveso, 22 milioni di metri cubi. Per cui io mi spavento a vedere queste cose. Se arriva un qualcosa di pesante, cosa succede? Quinto e ultimo problema, rischio allagamento metropolitano e sotterraneo. E qui credo che il problema più grave, perché finché arrivano le esondazioni leggere, io abito in zona, ho visto l'esondazione del novembre 1951, che ero un bambino, abitavo a partire dall'isola, frequentavo la scuola elementare di Jacopo Dolverme, l'acqua è arrivata fin lì, che è anche con i Borsieri, e mi ha spaventato. E da allora, adesso abito via Vacinone, dove prima passava il Seveso, che l'hanno dominato poco prima del tappo di Prezzalista, per cui... Allora, il rischio allagamento metropolitano. Se negli anni 50 la Milano non aveva le metropolitane, non aveva neanche parcheggi sotterranei, ma soltanto cantine, per cui se Milano fosse come allora, se arriva un'esondazione altissima, chi sa nuotare si salva, ma se entra acqua nelle metropolitane, e qui alla metropolitana M5 la nuova l'hanno già costruita con 3-4 gradini in più. Poi alla fine dei 3-4 gradini ci sono, come noterete, delle guide laterali per poter mettere delle assi per la protezione, come io queste assi qui le ho viste nelle cantine di tutte le case a piano terra e anche nelle porte d'ingresso. La metropolitana 3 e 5 sempre salva, però la metropolitana 3 alla fermata Zara, io le ho anche fotografate, e ci sono, mettono 4 assi di altri 40 cm dove ci sono le aperture di uscita aria a livello marciapiede, e per proteggere per 40 cm serve un'esondazione. Per cui quando però c'è l'esondazione, polizia locale, ANSA, protezione civile, ATM, MM, vigili del fuoco sono bravissimi, per cui non c'è problema. Ok, niente, conclusione, questo è l'ultimo problema che mi è rimasto, per cui, cioè adesso per quanto riguarda le vasche, d'accordo, se rimane solo il problema delle vasche che non si può fare altrimenti, prendo atto. La ringraziamo. Scusate se mi sono dilungata. Grazie. Per questioni di tempo chiedo ai prossimi cittadini che interverranno di essere un attimino più sintetici. C'è il Comune di Senato, prego. Grazie, mi presento, sono il dottor Luca Palazzolo, assessore alle politiche ambientali del Comune di Senato. Introduco brevemente, anche gli altri due relatori, appunto il dottor Giuseppe Visconi e il sindaco Lucio Foris, facendo anche una riflessione leggermente politica, visto che questa è una sede politica, sulla faccenda. Noi siamo qui perché in un'ottica di area metropolitana vogliamo condividere con voi le nostre riflessioni, le nostre conclusioni derivanti da un'analisi puntuale di questo progetto. Progetto che vede come prioritaria una vasca di laminazione a Senato lungo il canale scolmatore di nord-ovest e quindi non sull'asse principale del torrente Seveso. Vasca che costa 30 milioni di euro, 30 milioni di euro che il Comune di Milano
vede parte di questi esserne l'attore principale e che successivamente costerà 450.000 euro di manutenzione ad invaso ogni volta che ovviamente verrà utilizzato. Volevo anche porre un accento sulla questione. No, beh, se dopo riprendiamo le slide c'è proprio scritto 450.000 euro ad invaso. La questione delle acque in realtà, visto che è stato prima citata il fatto che queste acque non possono essere confluite all'interno del Ticino e che attualmente sono oggetto di studio, ovviamente le acque di Piena, in realtà il canale sfalmatore in provincia sta per essere approvato il progetto definitivo che ne vedrà l'allargamento da Senago fino poi alla fine di un minimo di 55 metri cubi al secondo di portata che viene ovviamente oltre ai 30 e basta del torrente Seveso viene anche calcolata grazie ai contributi degli altri torrenti sul comune inseriti nel comune di Senago, torrenti che hanno una qualità di acqua ovviamente differenti, torrenti che possono essere laminati a monte del canale sfalmatore. Lascio la parola al dottor Viscomi che ha preparato un piccolo sommario, una piccola relazione appunto per darvi alcuni elementi di riflessione che ovviamente vedono il comune di Senago molto ma molto preoccupato per quest'opera prioritaria a detta di Alpo che per il 70% non preserverà riguarda dalle esondazioni del Seveso. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Per abbiamo cercato di utilizzare al meglio e di illustrare in maniera più obiettiva possibile i dati che sono presenti nel progetto preliminare di Alpo, confrontando la vasca di Senago con le altre vasche ipotizzate lungo il torrente Seveso. Quindi abbiamo cercato di eseguire questo confronto, la vasca di nominazione Senago, la vasca di nominazione Varedo, vasche di nominazione lungo il torrente Seveso per un minore impatto ambientale con capacità equivalente a quella di Varedo e poi le vasche di nominazione allentate sul Seveso e cadendo Dugnano. Questo confronto, accenno subito, poi ci sarà la parte conclusiva dove ci sarà la sintesi complessiva di tutto, sperando che sia sufficientemente chiara, hanno costi equivalenti, cioè queste quattro ipotesi hanno costi che si possono confrontare tra loro e poi lo vedremo nel dettaglio. Ci potrebbero essere anche dei sottocasi, ma in questo momento non voglio annoiare, non mi sottopongo. Allora, abbiamo sintetizzato in questo modo, sperando di aver fatto comunque un lavoro corretto. Allora, le vasche di Senago costeranno 30 milioni di euro. All'inizio costavano meno, il livello della falda acquifera si è alzata, quindi anche per questo motivo sono necessari due grossi invasi per un totale di circa 1 milione di metri cubi. Attenzione perché è un pelino meno, perché noi abbiamo considerato un'analisi su un tempo di ritorno di 10 anni, non abbiamo considerato 100 anni, perché per i 100 anni si è visto, no? Cioè servono 4.400.000 metri cubi, quindi qualunque soluzione in questo momento fallisce miseramente, sui 100 anni, perché le disponibilità, le risorse economiche sono limitate, se riuscirà giusto a spendere, diciamo, in circa 30 milioni di euro, ci siamo focalizzati su un tempo di ritorno di 10 anni. Quindi, stiamo prevedendo l'arco temporale del discorso. Come si diceva prima, si accennava prima, una parte di queste vasche possono essere riempite in un evento di piena contemporanea anche per una quantità limitata, stiamo parlando di circa 50.000 metri cubi, sia dal torrente Garbogia che dal torrente Pudiga, che sono entrambi siti in Senago. Ora, questo vuol dire che di fatto la capacità dell'invaso si riduce un pochettino e quindi stiamo parlando di circa 920.000 metri cubi. Quindi la vasca di Senago
potrà contenere 922.000 e 500. Il canale scolmatore viene mantenuto a 30 metri cubi al secondo per confronto con le altre ipotesi, che è quello attuale, lavora senza nessun tipo di problema. E poi un cenno che viene fatto, è vero che a Senago arriverà, perché attenzione, il canale scolmatore non arriva attualmente, arriverà col progetto ovviamente della provincia Sardegna. Comunque è giusto un cenno, nel senso che 60 metri cubi al secondo nel caso della piana centenaria verrà riempita in solo 8 ore, e quindi, come dire, la vasca ha un suo limite, nel senso che comunque sia, anche se viene adeguato per lo scolmatore 60 metri cubi al secondo, una parte rimarrà nel canale, una parte rimarrà nella vasca, comunque in 8 ore, solamente 8 ore verrà riempita. La piana centenaria verrà 21 ore. Ecco alcuni elementi, diciamo. Allora, i picchi di piena previsti, i picchi di piena, si sta parlando dell'annullamento delle picchi di piena, diciamo lì a Palazzone, no? Con i tempi di ritorno di 5-10 anni non potranno essere assorbiti, perché i picchi di piena previsti sono superiori ai 60 metri cubi. L'esondazione a riguardo con tempo di 10 anni non potrà essere evitata, cioè la vasca di Senago con l'esondazione prevista da quei 10 anni, come dire, questa non potrà essere evitata. Quella di 5 anni siamo borderline, come si dice. Potrebbe esserci, avrà un volume limitato, ma non è da escludere che non ci sia. Ok? Quindi diciamo, mentre garantisce da qui a 2 anni, come dal punto di vista probabilistico, la presenza della vasca di Senago. Allora, consideriamo i 10 eventi reali di piena che sono accaduti nel 2010-2012. In questo caso, se ci fosse stata la vasca di Senago, sarei stato in grado di annullare il picco solo nel 10%, cioè solo in un caso su 10 sarei stato in grado di annullare il picco. Le esondazioni, come si è visto prima nella slide precedente, quelle certe sono 6 dichiarate da Aito. Noi, come dire, ci ipotizziamo che in realtà sarebbero state 7, perché c'è un picco di piena che sarà superiore a quello che è transitate nel sistema Sevesore dei Fossi. Quindi ci sarebbe stata di fatto una settima esondazione con un volume limitato, ovviamente si sta parlando di un volume limitato, però questa secondo noi sarebbe stata un'esondazione certa. Questo cosa vuol dire? Che il risultato, secondo le nostre stime, è che di successo della vasca di Senago per evitare 10 esondazioni è solo del 30%. Consideriamo la vasca di Varedo. La vasca di Varedo, stiamo ipotizzando le vasche del progetto preliminare, non stiamo inventando nulla. Ha un costo di investimento decisamente inferiore. In questo investimento stiamo considerando anche delle vasche di laminazione, degli invasi di laminazione per i torrenti di Argoggio e Repubblica, che hanno un costo inferiore, stimato da noi, di 1 milione di euro. Questo perché poter permettere al canale scolmatore di lavorare sempre 30 metri cubi al secondo. In questo caso il fatto che sia vicina, diciamo, a 36 potrebbe ricevere picchi di piena maggiore di quelle che attualmente può ricevere il canale scolmatore a 60. Alcuni risultati. Il picco di piena di 5 anni viene ridotto del 50%, viene ridotto drasticamente. L'esondazione a Niguarda sarebbe stata probabilmente evitata, quindi mentre quella di Senago non ce la faceva praticamente, questa potrebbe farcela. Il picco di piena su 10 anni viene ridotto del 5%, l'esondazione a Niguarda non sarebbe evitata, quindi anche solo la vasca di Varedo non riesce a evitare l'esondazione prevista sui tempi di 10 anni. Nel caso degli eventi di piena reali che sono avvenuti nel 2010-2012, la probabilità di successo per il picco è del 60%, la probabilità di successo per evitare le esondazioni è più vicino al balzo. Cioè sarebbe stato in grado di evitare 8 esondazioni su 10. La vasca di Senago 3, quella di Varedo 8. Capite che i numeri diventano significativi. Quindi ha un volume, una capacità superiore del 50%. Costa meno e ha un'efficacia idraulica superiore, perché ha una capacità di invaso di quasi 600.000 metri cubi. 600.000
Secondo i conti, basta lungo il 36 che abbiamo ipotizzato, non la prima proposta, per diminuire l'impatto ambientale sui comuni che dovranno ricevere questi invasi che, come sappiamo, hanno un impatto ambientale notevole, direi quasi tragico per chi li riceverà. Soprattutto perché, come si è citato prima, le acque del Seveso sono una qualità pessima. No? Anche in questo caso qui, di fatto, le considerazioni sono equivalenti a quelle di prima e quindi i risultati sono equivalenti a quelli di prima, perché si parla sempre di 1,5 milioni di capacità del mare. Poi arriviamo alla soluzione dei due invasi, quello di entrate sul Seveso, che sarebbe quello più a monte, quello più a nord, e quello di Paderno-Dugnano. Quello di Paderno-Dugnano è praticamente giusto, è molto vicino al canale scolmatore, quindi la funzionalità della vasca di Paderno-Dugnano è identica a quella di Senago, perché praticamente possono considerarsi paralleli. Perché, come dire, geograficamente quella di Senago è un po' più assunta, ma dal punto di vista idraulico le due vasche si comportano praticamente allo stesso modo. Questa soluzione, se avete la cortesia di vedere il dato, guardate che il volume raddoppia. In questo caso stiamo parlando di un volume che da 900 erotti metri cubi passa a 1.800.000 metri cubi. Stiamo parlando di una soffizione che ha un volume, una capacità di invaso doppia. E soprattutto si trovano entrambi lungo il torrente Seveso. Qual è il vantaggio di avere un invaso lungo il torrente Seveso? Che potrebbe in teoria, potenzialmente, basta di guardi, potrebbero ricevere picchi di qualunque portata, quindi anche 100 metri cubi al secondo, 150 metri cubi al secondo. Facciamo 300. Chi li vieta? Mentre il canale scolmatore di Rondò sta al limite di 60, queste vasche lunghe 36 potrebbero potenzialmente ricevere qualunque tipo di picco, basta adeguarli. E anche i risultati diventano un po'. Allora, sui 5 anni l'esondazione di guarda viene evitata, si riesce a evitare completamente. Su quelli di 10 anni avrebbe una probabilità molto bassa, quindi questa soluzione è quella che sta iniziando a dare i valori migliori. Sul picco avrebbe una probabilità di successo del 60%, sulle esondazioni reali dell'80%. Oltretutto, l'esondazione di guarda, quelle rimanenti, le due rimanenti, avrebbero avuto un volume decisamente inferiore, cioè quasi 900.000 metri cubi in meno di acqua che veniva distribuita a riguardo, perché hanno una capacità nettamente superiore. Allora, ho corso un attimino però perché? Perché voglio soffermarmi un po' di più su questa tabella. Ho cercato con i colori di evidenziare, diciamo, i punti un po' più forti, un po' più deboli delle varie soluzioni. Ora, la vasca di Senago, dal punto di vista del costo di investimento, è il numero 2. Quindi non è sicuramente la più economica. La vasca di Lentate dovrebbe costare 32 milioni e mezzo, la vasca di Senago 30 milioni, la vasca Varetto 24 milioni e rotti, le vasche lungo, quelle a minore impatto ambientale che distribuiti su due o tre paesi, quindi decisamente un impatto inferiore, costerebbero un po' di più, però avrebbero un notevole beneficio di investimentale. Ora, la vasca di Senago, guardate, l'azzeramento cuvale canale scolmatore, 10%. Di successo. Probabilità di successo sulle esondazioni vere che ci sono state riguarda, 30%. L'esondazione riguarda sui 5 anni è un sì e no, perché ci sono qui 800.000 metri cubi per cui balla. Ovviamente non sarebbe l'esondazione di 800.000 metri cubi se ci fosse, sarebbe inferiore, però siamo borderline. Ovviamente ci sarebbe l'esondazione sul tempo previsto in 10 anni. Quindi, cioè, questa prima riga dice stiamo spendendo 30 milioni di euro, il successo l'abbiamo garantito per 2 anni, per 5 anni borderline, per 10 anni l'insuccesso è certo. Quindi i 30 milioni di euro vengono spesi per garantire un successo di 2 anni, 5 anni forse. È un investimento di un certo tipo e quindi tenete presente questo aspetto. La vasca Varetto costerebbe meno, però vedete che ha già dei miglioramenti rispetto, quindi a parità, come dire, costerebbe meno, ha dei risultati superiori, uno dice perché non la facciamo alla rete, l'altro costerebbe un po' di più, però avrebbe un impatto ambientale.
Secondo me il dato interessante è l'ultimo, perché qui si parla di un costo aggiuntivo che è inferiore al 10% rispetto alla vasca di Senato, ma il successo, capite, è decisamente superiore. Perché, guardate, la probabilità di successo sui 10 casi reali che ci sono stati in guardia è dell'80%, cioè 8 casi su 10 la fondazione arriva in Italia con certezza. Il volume rimanente sui 5 anni, scusate, praticamente anche i 5 anni sono garantiti, perché il volume rimanente è inferiore a 100.000 metri cubi, anche qui siamo, diciamo, a quello che volerai, ma praticamente ce la faremo. Ovviamente non riesce neanche lei da sola, perché come si è detto prima, minimo servono più vasche per poter soddisfare 10 anni. Comunque il volume rimanente rispetto alla vasca di Senago viene dimezzato, perché se nella vasca di Senago l'esondazione, no, riguarda il volume rimanente di 1,5 milioni, con questa soluzione rimane di 0,7, quindi 700.000 metri. Allora, quel 10% in più di investimento, che poi probabilmente con i tempi attuali eccetera, come col canale scolmatore, abbiamo scoperto che è previsto un importo di spesa, in realtà poi hanno risparmiato 10-15% circa, non è detto che anche in questo caso qui questo 10% si riesca a ottenere, e quindi con un investimento complessivo di comunque 30 milioni di euro si riesce a ottenere dei risultati che sono nettamente superiori. Ora, questi dati, diciamo, li potete, come dire, ricavare anche voi da una profonda analisi dal progetto preliminare di ALPO, che è l'ultimo, diciamo, della prima del 2013, che è stato visto anche che sono anche dati riportati nei progetti preliminari precedenti, negli studi di fattibilità precedenti. Una seconda cosa, un ultimo commento, vedete, l'ho presentato perché durante la presentazione mi è venuto in mente. Allora, le vasche di Senago inizialmente non dovevano essere così. Il livello della fase acquifera si è alzata negli anni, anche in questi ultimissimi anni, e la tendenza è che si alzerà ancora. Quindi quando io qui sto registrando 320.000 metri cubi, attenzione che è un'ipotesi forse teorica, perché se la falda continuerà ad aumentare, quel volume continuerà a diminuire e vi troverete delle vasche Senago che poi probabilmente sono di 800.000 o di 700.000. Perché in base attualmente sono stati raddoppiati, perché all'inizio c'era solo un megavascone e una vasca da 100.000, invece adesso è stato necessario introdurre un secondo megavascone, perché entrambi hanno una profondità per cui la falda acquifera emerge. Se la falda acquifera nei prossimi anni si alzerà ancora di qualche metro, il volume dell'invaso vedete che già verrà ridotto. Quindi rispetto agli altri invasi poi va a finire che non solo sarà magari la metà, potrebbe essere anche un terzo. Quindi l'investimento che si viene a fare nei prossimi mesi o nel prossimo anno ci si accorgerà in pochissimo tempo che è stato un investimento. Finisco qui perché penso che mi sia stato. Grazie per l'attenzione. Abbiamo tre iscritti, in maniera molto sintetica, poi dare la parola alle conclusioni. Dai. Vabbè, capogruppo la terza. Sì, allora, un attimo che, come al solito. Vai. Allora, grazie a tutti per la presentazione. E dunque, per il comune, presidente, chi abbiamo? Abbiamo il comune di Milano? No, per il comune di Milano? De Martino. Ah, De Martino. Buongiorno, sono la terza consigliere di questa zona del Movimento 5 Stelle e direttamente anche interessato al problema Seveso, perché insomma abitare su un torrente così pericoloso, ci può capire, non è tanto bello, quando, soprattutto quando si vedono insomma immagini come le stiamo vedendo negli ultimi giorni in Sardegna e in Calabria, visto che si è già visto a Milano, c'è io credo che ci sia poco da scherzare. Capisco lo studio Paoletti, credo sia giusto il nome, che insomma fa il suo mestiere, vende la sua soluzione,
Qui però la soluzione, il Comune di Milano, da come abbiamo visto raffrontando i costi e gli effetti di questi costi, cioè abbiamo visto che davvero ci siamo andati a buttare in una soluzione dannatamente stupida, dannatamente onerosa e che non risolve nessun problema. Per cui io mi sono trattenuto fino ad oggi, ma da domani riparto. E il Seve, perché comunque ogni volta che viene fuori qualcosa sul Seveso, questa qui viene acclamata come la soluzione migliore, finalmente la soluzione ai problemi di Niguarda. Invece non è vero niente da quello che abbiamo visto, stiamo buttando soldi all'aria. Per cui io avrei tante osservazioni da fare anche alle osservazioni dello studio di ingegneria, che ovviamente, come dicevo, mi è venuta in mente Voltaire, quando dice siamo nel migliore dei mondi possibili, dove si va a dire che il naso esiste perché ci devono essere messi gli occhiali. E mi scusi se posso risultare un insulto, però alcune volte le sue affermazioni, anche se sono tecniche, risultano un insulto. Non mi può dire che, visto che c'è il canale scolmatore, facciamo la vasca. Il canale scolmatore ce l'abbiamo fatto noi, non ce l'abbiamo portato. E poi è ovvio che se le vasche previste sono 4 e si deve fare una spesa, le combinazioni devono essere analizzate tutte. Quindi capisco ancora lo studio che di ingegneria a cui viene commissionato la vasca di Senago e mi analizza solo i benefici di quella. Oppure quando un'altra cosa pretestuosa che lei dice nella sua esposizione, quando dice servirà anche per il Pudiga e per il Carbogera. Per che cosa? Per 40.000 metri cubi e 7.500 metri cubi. Cioè stiamo parlando di questo, stiamo portando questa come giustificazione per buttare via 30 milioni di euro per giustificare questa spesa. Oltre ovviamente a sottolineare anche le contraddizioni in cui voi stessi cadete quando parlate dell'invarianza idraulica, che l'acqua ovviamente bisogna cercare di trattenerla là dove viene, diciamo, dispersa. Invece qui cosa facciamo? Non solo non la tratteniamo, ma addirittura proprio la portiamo in territori che nulla hanno a che fare con il letto del Seveso. Altra pecca che poi ci dovrà anche spiegare magari a questo punto lo studio Paoletti, credo, quando ci dice che tutto lo studio presentato all'inizio presupponeva che a Milano potessero arrivare 40 metri cubi al secondo, però sappiamo che in effetti non è così, quindi Piazzale Istria è destinato ad allagarsi perennemente. Quindi voi mi dovete scusare, però io credo che crediamo di avere tutte le giustificazioni, perché davvero, quando, non so se vi ricordate, un certo regista tempo fa ha fatto un film, Il muro di gomma, no? Che dà l'impressione di qualcosa verso cui si fanno le domande, le risposte non arrivano, non si riescono a scalfire. Questo è ancora molto più pericoloso. Qua stiamo parlando di un muro d'acqua che porta con sé, oltre alle non risposte politiche, anche eventuali danni, per non dire altro. Grazie. Consigliere Tagliabue, prego. Io ringrazio chi è intervenuto a illustrarci il progetto e mi dissocio dall'improprio e volgare intervento del consigliere La Terza, che mostra la sua palese ignoranza in materia. Ciò detto, volevo chiedere una cosa ad Aico, se ci faceva la cortesia. Dopo aver sentito l'intervento del Comune di Senago, il quale dice in sintesi va bene fare le vasche di laminazione purché non ricadano sul mio territorio. Banalizzo, ma in questo senso. Banalizzo, ma in questo senso. Sentiamo la risposta del Comune di Senago. Tenendo presente che c'è un contratto di fiume Seveso al quale partecipano tutti i comuni, la provincia di Milano, c'è la regione Lombardia, e quindi ci sono degli studi assolutamente, come dire, condivisi dai più, che hanno portato a una soluzione.
ed è su quella che si sta cercando di lavorare ed è su quella soluzione che la Regione Lombardia ha messo lì, come dire, una quantità di soldi assolutamente significativa. Ecco, quindi io, scusate, abbiamo capito che non è che ci sia una soluzione certa e definitiva, perché dipende da quant'acqua il Signore vorrà mandarci, e quindi quando supererà una certa soglia, l'acqua, abbiamo visto che inevitabilmente con il ritorno d'otto dei 5 anni, 10 anni, dei 100 anni, ma prima o poi potrebbe anche succedere che continui a, come dire, fuoriuscire, quindi a magari riguarda, nonostante tutti i lavori che si vanno a fare. E io chiederei veramente ad AIPO, dopo aver sentito la relazione del Comune di Senato, in questo momento non dico di risalirla, ma di trovare delle giustificazioni a sostegno della forma progettuale scelta. Ma non siamo su Italia 1, non è che deve... Grazie. Neanche a parlare, consigliere, hai detto una cazzata, va bene. Ah, beh, fanno il palio. Con la parola, prendila e la chiedi. Non creiamo polemiche, per favore, consigliere Agnistelli. Grazie, io volevo ringraziare la Presidenza per aver organizzato questa commissione. E, mi piacerebbe in effetti che invece i tecnici rispondano alla proposta che è stata presentata per ultima, cioè come mai non è stata considerata questa soluzione che porta dei dati reali, qui non facciamo qualunquismo, cioè non è che parliamo così per parlare, ci sono dei dati reali, si parla di 8 esondazioni, quasi 8 esondazioni su 10, quindi sono dati quelli, non è che prendiamo un dizionario e a caso scegliamo delle parole. Questi sono dati reali, quindi parliamo di una soluzione, è una soluzione che cerchi di risolvere il problema nel miglior modo possibile. Vorrei capire anche se c'è questo, adesso che c'è questa conferenza dei servizi, che non ho capito se è decisoria o soltanto istruttoria, quale sarà poi l'iter per arrivare eventualmente all'attuazione del progetto. E quindi se si può considerare eventualmente questa alternativa, perché in effetti almeno si mette in discussione anche questa alternativa che è stata scartata inizialmente. Se potete anche fare anche, diciamo, un elenco di quali sono oggi le istituzioni coinvolte nel processo, perché qui si parla di AIPO, si parla del Comune di Milano, della provincia, della regione, e quindi ci sono un po' di istituzioni coinvolte per avere un'idea anche di come noi consiglieri di zona e i cittadini possono seguire l'evolversi dello sviluppo del progetto. E infine, quando si è fatto l'accenno, quando si è illustrato il progetto, si è parlato anche della vasca di Paderno Dugnano, però non ho capito se è una parte integrante del progetto sulle vasche di Senago, perché senza quella vasca lì è praticamente inutile l'intervento scelto come intervento risolutore. Grazie. Grazie. Ho scritto a parlare il signor sindaco di Senago, prego. Grazie, mi presento, sono Lucio Fois e sono sindaco del Comune di Senago. Fois è un cognome sardo, quindi parlare per me adesso di questo problema diventa oltremodo pesante, e per le implicazioni personali e ovviamente per quelle che vanno a ricadere nel territorio ove vivo. Bene, Senago, come diceva il consigliere Tagliabue, non è assolutamente contro le vasche di illuminazione o a favore delle vasche di illuminazione a seconda di dove vengono fatte. Senago è contro l'ipotesi di vasca di illuminazione che è stata sposata dalla Regione Lombardia, perché la riteniamo non sufficiente per garantire a Milano quella tutela idraulica che invece le è dovuta. Ci sembra di averlo dimostrato, seppur in maniera non esaustiva probabilmente, come uno studio redatto da un esimio professore, l'ingegner Paoletti, e lo studio
che il progettista che sta dietro chiaramente ha fatto, perché deve avere una valenza progettuale che il nostro, le nostre controdeduzioni al momento non hanno, però riteniamo di aver puntualmente evidenziato alcune criticità che sono forti. E mi preme, sempre rifacendomi all'intervento del consigliere Tagliabue, specificare che Senago non è sull'asse del fiume Seveso. Senago non fa parte del contratto di fiume. Senago non è mai entrato nel processo decisorio che ha portato a scegliere Senago come luogo deputato ad ospitare queste vasche. Senago entra nel processo decisorio solo e unicamente perché ha dato parte del proprio territorio per far passare il canale scomatore che interconnette il sistema del discarico del sfioro del Seveso verso il deviatore Olone. Questa è la grande colpa di Senago. La grande colpa di Senago, che non è l'unica, è anche quella di aver preservato il 40% del proprio territorio sotto il parco delle Groane, quindi a completa inedificabilità. Altra colpa grande del comune di Senago è quella di aver ritenuto di non procedere ad edificare per un'altra vasta area di circa 1 milione di metri quadri a sud del proprio territorio, a confine con il comune di Bollate, dove guarda caso in una di queste aree va a ricadere lo studio presentato da AIPO, che mi piace sottolineare, non è uno studio che AIPO fa di sua sponte. AIPO, di fronte a delle decisioni politiche, perché a questo punto è la politica che viene a mancare, AIPO sottopone questo studio, ma la politica non ha la lungimiranza di pretendere delle soluzioni alternative che siano quantomeno portatrici di interessi maggiori rispetto a quelli palesati da questo studio. Quindi il problema non è tecnico, il problema è politico e di come si spendono i soldi pubblici. E questo mi preme sottolineare, visto che questa è una sede politica. Noi saremo ben pronti a fare le vasche di laminazione, sempre di concerto con AIPO, per i nostri due torrentelli. 15.000 per il Garbogera, 40.000 per il Pudiga, sono 55.000 metri cubi di acqua da porre sotto tutela. Probabilmente avremo anche delle aree golenali già sede deputate per raccogliere queste acque, probabilmente. Non ne ho la certezza, perché la certezza ce la potrebbe dare solamente uno studio geologico, che tra le altre cose è stato presentato oggi e depositato al protocollo del mio comune, quindi potrebbe eventualmente far luce anche su questa questione. Cosa ha dato Senago al territorio della città metropolitana? Allora, Senago dal punto di vista ambientale ha di fatto pagato un pegno grossissimo dal punto di vista ambientale, perché ripeto, abbiamo il 40% del nostro territorio sotto l'egida del Parco delle Groane, per noi questo è un vanto e vogliamo sempre migliorare questo parametro ove e quando possibile. Ma Senago ha dato sempre nel proprio territorio due cave che sono state utilizzate nel corso di questi 50 anni per edificare quanto l'industria del mattone ha richiesto in questi anni, e che restano sul nostro territorio come due ferite che ancora devono essere sanate, riportate a piano di campagna e non essere più sfruttate, ma vengono sfruttate per altri tipi di lavorazioni. Senago ha dato, come dicevo prima, il passaggio al canale scomatore, che taglia in due in un determinato settore del proprio territorio l'urbanizzato, relegando ancor più un quartiere sotto negli anni 60 ad una zona che per noi non è periferica, ma di fatto la marginalizza con questa opera artificiale dell'uomo e non dai letti dei fiumi. Le vasche di laminazione, tanto per intenderci, parliamo di numeri, andrebbero ad occupare un'area grossa come 20 campi da calcio, 20, ma regolari, non campi da calcetto, 20 campi come quello di San Siro, tanto per avere una fotografia reale sotto gli occhi di tutti. Quindi non è un pegno da poco per Senago. E stiamo parlando dell'acqua del Seveso, non di un torrentello di montagna, quindi giochi di acqua mi sembra quasi impossibile immaginarli, se non per aumentare magari quei livelli di inquinanti pesanti, come metalli pesanti piuttosto che le diossine, ben presenti nelle nostre aree. Mi fa piacere che si sia presentato come atto fondamentale iniziale della provincia uno studio che guardava ad una vasca di laminazione importante a Meda.
Beh, c'è da domandarsi perché quella vasca di laminazione a Meda non è più stata neanche presa in considerazione, magari perché vicino all'area ICMESA e quindi magari soggetta a dei costi anche di bonifica che andrebbero oltremodo a ingigantire ancor più i costi dell'opera. E quantomeno Senago magari si pone al riparo di questi eventuali costi. Quindi queste sono in termini pratici i rilievi ambientali che Senago pone. Dal punto di vista tecnico abbiamo presentato un breve assunto che può essere spunto per Zona 9 per interrogarsi a riguardo. Sarà nostra premura comunque procedere in ogni sede, in ogni luogo contro la decisione assunta da Regione e che comunque palesemente manifesteremo anche in questo incontro del 9 di dicembre, che non è decisorio ma preliminare a quello che poi è l'assunzione dello studio preliminare, del progetto preliminare che si andrà probabilmente ad approvare per dar poi seguito alla progettazione con il definitivo e l'esecutivo nei termini, a questo punto mi auguro che non siano così rapidi come invece la Regione e qualche altro attore pretenderebbe di avere. Noi comunque come Senago faremo di tutto per impedire la realizzazione di quest'opera, non solo per lo scempio sul nostro territorio, ma perché non è assolutamente risolutiva della problematica del Seveso. Senago si è da sempre dichiarata favorevole ad entrare in un gioco di sistema, quindi quando si parla di quelle nuove vasche di laminazione per regimentare le acque del Seveso per una capacità totale di 4 milioni e 400 mila metri cubi, Senago non si sottrae a questo ruolo. Senago non vuole essere il perno centrale del sistema, ma Senago casomai è quello che entra a corollario del sistema, perché i primi paesi che devono eventualmente pagare il pegno sono quelli che nel corso degli anni hanno fatto la cementificazione selvaggia sul loro territorio, non hanno salvaguardato nulla per primo il fiume e le popolazioni che risiedono in quei comuni, e quindi che si incomincia a parlare di Cesano, si comincia a parlare di Bovisio, di Varedo, di Paderno, di Cormano, di Cusano, di Bresso e anche di Milano, zona nord. Grazie. Grazie signor Sindaco. Risultano ancora due interventi. Chiedo di essere concisi in modo da poter avere la risposta dei relatori, anche perché è quella che è stata sollecitata più volte da chi è intervenuto. Capogruppo Bina e consigliere Bina e poi la consigliera Melone. Capogruppo Melone. Buonasera a tutti, velocissimo. Abitando a Niguarda, noi il problema del Seveso e le esondazioni le abbiamo da